Guardate un po' il recap del team, in cosa consiste. Nel vedere il team dell'altra volta: Beautifly, Armaldo, Ninjas, che abbiamo Zigzagoon e Gulpin per l'MN. Tea e Teore Porter vincono il premio nome più cringe della storia. Volbeat, ricordi? Questo è il tuo commento alla lotta dell'altra volta. Un commento che oserei definire profetico. Un amo buono è una cosa buona. Me l'ha detto veramente Rocco, buongiorno. Ce l'ho due. Grazie mille, Savanza Dir, per... I Pokémon uccello che si alzano. No, beh, non è che me lo presti magari, no? Ah, quella lotta in dubbio è proprio quel tipo di lotta che non posso... Non posso assolutamente... No, è particolarmente sbagliata. Posso darti buone motivazioni per cui è sbagliata. Procedere. Parte sveglia di Greg piglia mosche. Ma scusami, questo è la live revival di tutti i miei morti? Sersky te l'abbiamo già trovato, no? Perché poi a quel punto abbiamo tutti, Poteva non esserci anche lui? Hai jumpato un allenatore nell'erba? Ok, adesso torno a prenderlo. Zinco, visto che a me piace un sacco l'erba. Cosa? No, 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 no. Aspetta, ma io c'ho... No, io sono stupido. Ho la bici dei... Devo andare a prendere la bici da cross, raga, sennò non riesco a esplorare tutto. Pazzesco, ma qui, intuito del videogiocatore, qui è voler non fare le cose a caso, ragazzi. Allora, adesso abbiamo la bici da cross. Poi c'è anche chiaramente la bici da punizione, da gold, da... giallo, rosso, da passaggio, filtrante e... Mi conviene curarmi? Armaldo, vai, è il tuo momento di fracassare crani e distruggere Wyatt. Mi piacciono gli... Nessun riferimento a cose particolari. Madonna Slugma, ok, perfetto. Non era una bestemmia, Madonna Slugma. Era un'esclamazione, ovviamente. Vorrei avere lo spirito degli allenatori giovani come te. Guarda, no. No, tieniti il tuo spirito di sto cazzo. Contatta UxiMesprithazel su Instagram. Nel caso, fatti fare il rimborso. Nel senso, Ada Idrotenente manda in campo uno dei Pokémon più scarsi che io abbia mai visto in questo mondo. Signorina! Ecco, questo potrebbe... Questo potrebbe essere un problema. Ma non per Armaldo, che è ovviamente il Pokémon più forte di sempre. Come possiamo sebitarci? Sicuramente non dandomi Gastform. Oh no, ma qua c'è Vera. È vero, c'è Vera. Va bene, sì, fantastico. Stavo provando a imitare il mio idolo. Si chiama Schettino, però non ci sono riuscito. Vabbè, succede. Lo sapete che io sono stato sulla Costa Concordia 6 mesi prima che affondasse? Proprio la musichetta che tutti noi amiamo. A me livello 29 sembra particolare. Comunque io mantengo la tranquillità. Chi può pensare di fermare Armadillo? Siamo overlevellati? Potremmo essere overlevellati se ci pensi. Ciao Rosita. Ma secondo voi, quanto hanno bullizzato a Game Freak quello che ha pensato che fosse una buona idea inserire questi dialoghi e queste chiamate? Cioè, secondo voi lo stanno ancora prendendo a saccagnate nei cessi di Game Freak? Perché per me è un'ipotesi assolutamente vagliabile all'indagine empirica. Poi vi insegno come fare, ragazzi. Affrontiamo Mister Albero 2016. Sapete che l'ho realizzato, vero? Sapete che ho realizzato davanti a chi sono, vero? Ho il flashback del Vietnam in questo momento, vero? Torna a curarti. Il tuo Volbeat. Il mio Volbeat ha fatto questa fine qua. Quanto... forte Volbeat. Se io vado fino alla zona safari, poi dopo posso, tornando indietro, affrontare gli allenatori, magari utilizzando il condividi esperienza già su Heracross e coso. Musica epica, grazie. La zona safari, cattura di tutti per soli 500 poche dollari. Vuoi partecipare al safari? Assolutamente.
qua finisce male. Fuori dal cazzo. Ma che cazzo è Re Leone? Ma che team è? È evidentemente l'area giusta a quanto pare. Probabilmente ha lo spawn del 5%. E io l'ho trovato una volta. Non lo catturerò mai. 5% e fugge subito. Ok. Che stupido che sono. No, non voglio giocare col tuo delizioso Pokémon. Mi fa cagare. Guarda, sì, è proprio una merda il tuo delizioso Pokémon. Palestra nella quale allenare e temprare il nostro spirito. Oh, cazzo. Non avevo considerato questa variabile. Il signor Skarmorio. No, zia. Per mezzo secondo ho sudato, non freddo, gelido. Eccoci qua, e questa non la scampo. Fra, Ninjask scappa di fossa e Armaldo picchia tutti. Mastro crit, oddio, crit più boost delle statistiche di forza antica. Come minimo arrivo da lì, c'è minchia petta saltelli. 5 Pokémon. È ricominciato quel triste momento. Vabbè, però ragazzi, dai, con Armaldo al 46... Ma c'hai l'abbonamento Prime alle protezioni? Forza antica, fallo a me l'abbonamento Prime, non alle protezioni. Chi riceve la medaglia piuma da Alice? Molto facile. Andiamo a prenderci la bici da corsa e poi andiamo alla zona safari passando per Alghepoli, visto che ora abbiamo volo e dovremmo aver sbloccato anche quella zona. Voglio finire il tutto prendendo il fottuto Pinsir. Ragazzi, quando allenavo Nincada ne ho trovati 80 di Tail, ovvero... Grazie. Pokeball, easy. Eds. Troppo facile questo videogioco. Perfetto. Ok, tra un attimo tiro la più grande bestemmia della... L'ho presa la bici da corsa. Perché quando streamo i miei neuroni decidono di ballare la bachata senza più ascoltare gli input visivi esperienziali? Ma guarda che sprite cattivo che ha sto pazzo! Potere! Detto questo, signori, con queste ultime clip fantastiche di Pinsir, noi abbiamo dannatamente concluso. Questo è il team finale. Che bello!